vi mostrerò la mia abilità. Ciao Smartis, per risolvere il cubo di Rubik esistono varie strategie. Quella più classica prevede di risolvere prima il primo strato, scusate il gioco di parole. Quindi, risolvendo questo primo strato e posizionando correttamente tutti i cubetti bianchi, ad esempio, dobbiamo far sì che anche le facce sotto abbiano i cubi nella posizione giusta. Quindi, in questo caso, ad esempio, dobbiamo posizionare il cubetto rosso sopra il cubetto rosso centrale. E così anche i due laterali. Mi sto impappinando, ma perché fare tutto questo casino, risolvere prima il primo strato, poi il secondo, poi il terzo, quando esiste un modo facilissimo, molto pratico per stupire tutti i vostri amici, lasciarli a bocca aperta e fregarli sostanzialmente. In pochi secondi chiunque è in grado di risolvere il cubo di Rubik. Questo tutorial non lo voglio far durare ore e ore, perché altrimenti dovremmo stare qui a parlare perlomeno 30-40 minuti, ma proprio come minimo. Impariamo quattro definizioni, andiamo al nostro computer e impariamo a risolvere il cubo di Rubik. Se proprio non impareremo, comunque, lo avremo risolto lo stesso. Le cose da sapere sono davvero poche, quindi statemi a sentire così potremo iniziare. La parte superiore è detta upper, in inglese upper, quindi inizia con la U. La U sta a indicare tutte le rotazioni che riguarderanno la parte sopra del cubo. La parte sotto sarà down, quindi avremo una bella D maiuscola. Poi avremo right, ovvero destra, e left, ovvero sinistra. Ok? Poi abbiamo davanti, che per voi sarà questo, quindi forward, e back. Back è il dietro, quindi state osservando adesso il movimento della parte dietro. Tutte le rotazioni sono contrassegnate da una lettera maiuscola oppure da un segno, da un primo, diciamo un apostrofo. L'apostrofo sta a indicare una rotazione in senso antiorario, mentre la lettera semplice sta a indicare la rotazione in senso orario. Quindi abbiamo ad esempio senso orario, senso antiorario, back antiorario e back orario. Così anche il left senso orario e senso antiorario. Molto bene, ci sono delle rotazioni che sono doppie, quindi saranno contrassegnate con un 2, ad esempio 2F, 2U, 2B. In questo caso dovremo fare 1 e 2, 1 e 2. Nel caso di 2F primo, ad esempio, avremo una doppia rotazione della faccia frontale in senso antiorario, quindi l'orologio si muove così, noi ci muoveremo in questo senso, una e due volte. Finito. Non ci resta che andare al nostro computer e imparare a risolvere il cubo di Rubik in pochi secondi. Ed eccoci sul nostro programma, possiamo risolvere il cubo di Rubik comodamente davanti al computer. Non vi preoccupate perché il link lo metto in descrizione, quindi qui avete una schermata e un cubo finto, quindi virtuale, da dover colorare esattamente come il vostro cubo. Io prendo come riferimento la faccia arancione perché ce l'ho davanti. Il cubetto centrale è quello che vi dice la faccia, quindi la faccia arancione ha il cubetto centrale arancione, quello giallo ha il cubetto centrale giallo. Dovete orientarla esattamente come vi è mostrato, quindi il giallo sopra. Allora andiamola a colorare, abbiamo qui in mezzo il verde, poi abbiamo il blu, sotto il giallo. Ok, una faccia è completata. La faccia sopra ha i due cubetti, vedete, gialli in basso, quindi abbiamo il rosso dall'altra parte,
Poi abbiamo tutti gialli, siamo stati fortunati, e due blu qui. Mando avanti il video perché non c'è nulla di che, insomma, bisogna soltanto colorare. E ci rivediamo col cubo opportunamente colorato, pitturato, per poter risolvere il nostro cubo, anzi farlo risolvere al programma. Ok, ci siamo. Abbiamo colorato opportunamente tutto il nostro cubo. Nel caso in cui ci fossero degli errori, non vi preoccupate perché il programma vi avviserà, vi dirà che c'è qualcosa che non va, così potrete ricontrollare e risolvere il cubo, farlo risolvere al programma. Stai calmo perché in 20 secondi uscirà fuori tutto il metodo di risoluzione. Normalmente ci vogliono un massimo di 20, 22, 23 mosse. Tutti i cubi sono risolvibili in meno di 24 mosse. E nel nostro caso siamo stati già abbastanza bravi all'inizio, quindi sono rimaste 11 mosse da effettuare. Sono quelle che vi ho spiegato, quindi vi ricordo: U sta per up, la parte sopra, R sta per right, quindi la parte a destra, left sinistra, down in basso, forward davanti, questo è il vostro davanti, il mio sarà questo, e back il vostro dietro, quindi nel mio caso sarà questo. Allora, orientiamo il cubo opportunamente, ecco, vedete la C, io me la metto davanti. Voi vedrete allo specchio, quindi immaginate che io stia risolvendo così il cubo. Abbiamo U, quindi upper, blocchiamo l'animazione e ruotiamo in senso orario di 1. Poi abbiamo right, quindi di 2 in senso orario, in questo caso la parte destra. Prima era in senso antiorario perché c'era il primo, scusate. Comunque il 2 vi viene mostrato direttamente in alto, non vi preoccupate, quindi due volte. Poi abbiamo la parte bassa in senso orario. La parte destra di nuovo di 2 in senso orario, 2, la parte in basso in senso antiorario, la parte davanti, quindi questo è il mio davanti in senso orario, okay. Vedete, è lo stesso, poi la parte sopra in senso orario di 1, inizio a fare confusione anch'io, la parte frontale che per me è questa in senso orario di 2, 1, 2, poi abbiamo la parte in basso in senso antiorario di 1, la parte frontale di nuovo di 2 in senso orario, 1, 2, e la parte in basso di 1 in senso orario, lo vedete anche a occhio. Ecco, il nostro cubo è stato risolto, 11 mosse, e se volete riprovare non c'è problema, tanto al massimo in una ventina di mosse, 21, 22, ma proprio raro, riuscirete a risolvere qualsiasi cubo di Rubik. Io lo posso far tornare ad essere un oggetto di arredamento, ma per fare lo sborone lo mischio e lo vado a risolvere per una volta in maniera canonica. Quindi dovremmo risolvere prima il primo strato, mi prendo il bianco, ecco, andiamo a vedere un attimo, lo orientiamo opportunamente, quindi abbiamo i verdi da questa parte, qui mi giro di due, io sono lentissimo, quindi immaginate, cioè per risolvere uno strato ci posso mettere anche 2 ore, ecco, questo è la prima fila. Poi andiamo a posizionare gli spigoli. Qui abbiamo il blu che è ok, quindi per esempio porto su e ne posiziono due in questa maniera, vedete? Ho fatto già un lato. Sono rimasti questi due, posso utilizzare la stessa tecnica, quindi si blocca. Porto su questi due e scendo. Ok, ho posizionato anche l'altro lato, manca solo uno spigolo. Me lo ritrovo qui, quindi basta fare questo. Porto giù, vedete? Porto giù, ruoto, porto su. Ah, si blocca. Ok, ho risolto il primo strato. Adesso andiamo a posizionare, sono già posizionati correttamente i cubetti centrali e qui si utilizzano degli algoritmi che vanno imparati a memoria, quindi ad esempio vado giro il cubo, vado ad identificare quale cubetto voglio in questa posizione. Che sarebbe arancio blu. Questo non va bene perché non è arancio blu. Andiamo a vedere dove sta. Arancio blu sta qui. Dovrei scambiarli. Oppure posso tranquillamente prendere un altro cubetto e dire, non lo so, qui manca arancio verde. Andiamo a vedere dov'è arancio verde. Me lo ritrovo qui. Per portare a destra c'è una sequenza che è sposto, scendo, torno, torno, porto su. Riporto a destra, a questo punto devo scambiare la faccia, quindi ruoto di 1. Ok, spero che il video ti sia piaciuto, lasciami un bel like perché insomma il cubo di Rubik merita. Restate sul Marco Cappelletti Channel, il canale intelligente che vi rende tutti più intelligenti e ogni tanto insegna anche qualche trucco leggermente meno onesto.
Non lo dite a nessuno, a ricreazione un cellulare, penso lo abbiate tutti, vi mettete lì nell'angolino, risolvete il cubo e wow, stupore, tutti quanti meravigliati dalla vostra, dalla nostra, dalla sua, del programma Abilità. Vi rimando ai prossimi video, ci vediamo presto, soprattutto con i nuovi test di intelligenza che sono il fiore all'occhiello del canale. Un salutone, ciao Smarties!